Ciao, benvenuti nello spazio Mio Podcasting. Mio Podcasting è un contenuto audio a cadenza mensile. Questa è la stagione 4. In questo spazio audio vi racconterò le bloggate che hanno avuto più successo nei miei blog. Fate riferimento quindi a Mio Radar, Mia Fantascienza e Paleo Contatto. Ciao, benvenuti alla stagione 4 di Mio Podcasting. Questa è la puntata numero 37. Anche questa dal sapore ufologico. Andremo a parlare del caso del capitano William Schaffner dell'8 settembre del 1970. Sempre in descrizione qui del file podcast in YouTube trovate il link alla mia bloggata ufologica sul sito del Paleocontatto, dove appunto si tratta del caso del capitano William Schaffner. Troverete praticamente una conferenza del CISU del 4 di maggio del 1996 che dovrebbe iniziare dopo il 39esimo minuto e 59esimo secondo, dove si incomincia appunto a parlare del caso del capitano William Schaffner. Sono poi una serie di link che attestano la esistenza del capitano e del caso ufologico, con altre informazioni relative alla RAF. Effettivamente il pilota praticamente ebbe a scomparire. Per farla corta e breve, circa la valutazione del caso ufologico, nel 1970 c'è da dire che era già stato statisticato traffico alieno. Foo Fighter osservati intorno al Concorde, quindi non si ritiene utile aggiornare o modificare la serie storica. Il caso dell'ufologico del capitano William Schaffner è decisamente un caso reale e misurabile. Il Buck Lightning della RAF fu abbattuto da un UFO. Probabilmente il pilota William Schaffner ha effettuato manovre troppo aggressive, tanto da essere stato ritenuto dagli alieni una minaccia presente e reale. Anche per il radar probabilmente di intercettazione che era attivo, per cui il Buck Lightning è stato temporaneamente disabilitato dall'UFO alieno tramite una forte emissione o di impulso appunto EMP. Questo impulso EMP avrebbe indotto un blocco o probabile dei due propulsori e la disabilitazione dell'avionica di bordo. A conferma, diciamo, di questa ipotesi, io vi consiglio di andare a documentarvi sulle puntate che trovate sempre in questo podcast relativo al caso appunto dell'F4 Phantom 2 iraniano del 1976. Questo avrebbe appunto interdetto il pulso EMP e con il blocco dell'avionica la possibilità dell'intercettore Buck Lightning a lanciare uno oppure due missili aria-aria, che probabilmente il velivolo era dotato. Mentre nel caso del 1976 in Iran l'impulso EMP alieno non ebbe a bloccare i motori del Phantom. Il Buck Lightning potrebbe quindi aver subito il blocco totale dei propulsori e l'impossibilità di riattivare in volo ed in tempo i relativi motori, causando così un forzato ammaraggio e la morte del pilota per annegamento. Il fatto che il velivolo, una volta ripescato dopo un mese, avesse il tettuccio chiuso senza nessuna traccia di eiezione d'emergenza, ma la totale assenza del feretro in cabina di pilotaggio, lascia ipotizzare quanto segue. H0, adduzione aliena. Il capitano William Schaffner potrebbe essere stato addotto dagli alieni, ipotizzando ad esempio l'esistenza di un teletrasporto prima che il velivolo andasse a finire in mare. Oppure, H1, il corpo del pilota è stato segretato e quindi ripescato in silenzio da sub britannici, i quali prima di recuperare il velivolo
i sub della Royal Navy hanno pensato bene di richiudere il tettuccio del velivolo per fare cover up sull'abbattimento del Buck Lightning. Ora, queste sono due ipotesi concrete. Quello che si può dire è che per i modelli ufologici si potrebbe trattare, diciamo, di alcuni dischi già ben noti. Tuttavia, quello che è certo è che la versione cover-uppata dell'evento UFO diffusa dall'inchiesta della BBC vorrebbe raccontare la storia che il capitano Schaffner morì a causa di una serie di eventi sfortunati. Schaffner non era alla ricerca di un UFO, ma era impegnato in un'esercitazione e non era sufficientemente preparato. Il pilota tentò di volare basso sotto il proprio obiettivo, si dice un velivolo, per come la racconta la BBC, un velivolo da ricognizione quadrimotore Shackleton, ma secondo la storia della BBC il pilota ebbe a colpire la superficie del mare, il suo sedile di espulsione non funzionò, il pilota dopo l'ammaraggio abbandonò l'abitacolo affondando dopo poco. La ricostruzione proposta dalla BBC, che a mio avviso è una patacca, intanto non collima con le iniziali ricerche del CISU sulle ragioni dello scramble, che non è una cosa da poco. Inoltre, dalle trascrizioni audio si capisce che l'aereo volava a 5.000 piedi, 1.524 metri di quota. Ancorché dimezzando la quota, il velivolo si sarebbe trovato a 2.500 piedi, circa 762 metri sopra il livello del mare. Inoltre non si capisce come abbia fatto il capitano Schaffer ad uscire di fretta con il mare agitato di notte, lasciando l'abitacolo del suo velivolo sotto shock dopo un ammaraggio nella notte, avendo però avuto l'inutile freddezza di chiudere accuratamente il tettuccio del suo backlighting. È ovviamente un'ipotesi quella raccontata dalla BBC, che non sta a mio avviso né in cielo e né in terra. Ora, l'ipotesi H0, una abduzione aliena tramite teletrasporto prima che il velivolo toccasse terra, cioè toccasse praticamente il mare, appare piuttosto improbabile, non essendoci tracce paleufologiche o ufologiche dell'esistenza ed uso di un hardware di teletrasporto. Al contrario, l'ipotesi H1, quella della trafugazione del feretro da parte di sub della Royal Navy, che poi si sono, diciamo, operati per chiudere il tettuccio dell'aereo, appare a mio avviso piuttosto probabile. Allo stato attuale delle informazioni raccolte, il capitano William Schaffner a bordo del Buck Lightning ebbe a effettuare manovre aeree troppo aggressive. Un raggio EMP emesso dal UFO alieno, pure da un Foo Fighter, ebbero a disabilitare l'avionica quanto i due motori del velivolo. Il sistema di iniezione del velivolo non funzionò. Il Buck Lightning ebbe ad ammarare, causando l'annegamento del pilota. Il feretro fu ripescato in segreto da uomini rana britannici, che trafugarono il cadavere e richiusero accuratamente il tettuccio del velivolo prima che l'aereo fosse poi ripescato. Tutto questo per ragioni di sicurezza nazionale, cover-uppando l'evento. Non a caso, la documentazione ufficiale sul caso di William Schaffner dell'8 settembre 1970 è stata segretata per ragioni di sicurezza nazionale. Poi è stata rilasciata e si va a raccontare la fiaba, appunto, di un ammaraggio con il pilota che è uscito praticamente indenne da questo evento in piena notte col mare agitato, prima di buttarsi in mare. Giustamente avrebbe chiuso il tettuccio del suo aereo, perché se no non avesse mai entrare acqua, diciamo, dentro la cabina di pilotaggio, rovinando l'avionica. E
questa puntata abbiamo finito. Un saluto, ciao, alla prossima.